Nardini, che è un'operatrice di Mediterranean Hope, la semplifico, è l'ONG delle chiese evangeliche italiane, che è una delle persone che ha portato i beni di prima necessità loro, vedi quelle coperte termiche, catarinfrangenti, ecco, le ha portate Marta. Questa notte venivano utilizzate per il freddo, ora vengono utilizzate per il sole. Allora, intanto, la situazione che stiamo vedendo anche con il molo pieno è una situazione a cui qui a Lampedusa si è abituati? A Lampedusa da tantissimo tempo continuano ad arrivare le persone, questa non si può definire una emergenza, perché qualcosa che si ripete nel tempo non è un'emergenza. Sicuramente va gestita come se non lo fosse, come qualcosa di strutturale che va organizzato a lungo termine nel tempo. E Marta, mi sai dire da dove arrivano queste persone? Di che nazionalità sono? Sì. Le persone sono partite principalmente dalla Libia e dalla Tunisia e sono di diverse nazionalità, somali, eritrei, algerini, del Marocco, della Tunisia, della Costa d'Avorio. E le condizioni al molo nelle ultime ore sono state terribili, ci sono state più di 700 persone che hanno sostato notte e giorno, anche donne e bambini, almeno un centinaio di donne e bambini sono arrivate in queste ore in condizioni veramente inaccettabili, hanno dormito sotto il sole, in mezzo alla spazzatura, con i bagni inaccessibili e sporchi. Questo non è un'accoglienza che l'Italia può definire tale, e neanche l'Europa. L'Europa deve condividere la responsabilità di queste persone. E senti Marta, siccome tu dicevi non è una novità, quindi non si può più definire un'emergenza, no? E allora ti chiedo, già che ti sarà già capitato di trovarti in una situazione simile, qual è l'immagine che ti è rimasta negli occhi di questi giorni? Sono le persone, perché sono sempre persone, dobbiamo ricordarlo, le persone con i loro disagi, i loro traumi, i segni di violenza sul loro corpo, le persone che arrivano da questi viaggi, dalla Libia, sono evidentemente persone che hanno segni di tortura sui loro corpi, una giovane ragazza che non può più camminare per le violenze subite in Libia, che ha perso la sorella, le hanno ammazzato la sorella davanti ai suoi occhi. Queste sono le storie che noi vediamo ormai da tantissimo tempo. Questa non è un'emergenza, è qualcosa di strutturale che ha bisogno di risposte altrettanto programmate. C'è una mala gestione del fenomeno. Senti Marta, il mare è molto grosso in queste ore, tanto che le navi quarantena non riescono ad attraccare, poi Alessio anche su questo ci fa il punto. Però ti chiedo, quanto è alto il pericolo che qualcuno non ce l'abbia fatta? Già sappiamo che ci sono delle persone che non ce l'hanno fatta, ci sono stati già dei dispersi e quindi probabilmente dei morti, perché appena il mare diventa brutto le persone rischiano la loro vita. Ogni volta che noi siamo sul molo sappiamo che c'è qualcuno che arriva e qualcuno che non arriva. Non si può pensare che le persone continuino a partire in queste condizioni, bisogna pensare a delle vie legali. Allora, fermati lì perché tra l'altro mi viene da trattenere il fiato, no? All'immagine di questo molo, delle persone che arrivano, e tu sai che per quelle che arrivano ce ne sono altre che non ce l'hanno fatta. E voglio subito una prima impressione da Alessandra Ghisleri, poi arrivo alla politica, però qui stiamo parlando, dice bene Marta, stiamo parlando di persone. Io su questo magari, no? Metterei l'accento. Prego Alessandra. È un tema molto forte, nel senso che gli italiani evidentemente non lo vedono come una priorità in questo momento, ma per queste persone è una priorità. L'Europa è presa da altro e non accoglie, perché poi diventa un problema complessivo di tutti, perché queste persone sono esseri umani e arrivano nel nostro paese perché evidentemente, come ci ha raccontato molto bene, soffrono di soprusi e di violenza. Il tema vero è che la politica, non in Italia, che l'Italia se ne è occupata in diversi modi, con diversi governi e in modalità che si possono apprezzare o meno, ma credo che l'Europa su questo abbia dimostrato una grande carenza, la continui a dimostrare. E credo che questa Europa sia molto più debole rispetto anche alla precedente,
Nel senso che se precedentemente c'era un braccio di ferro, magari con Salvini all'epoca che era vice premier, oggi non solo non c'è un braccio di ferro, ma pare che la vicinanza sia solamente a parole. Ed è un fatto il motivo che le immagini di questi arrivi vengano solo trasmesse nella nostra nazione e in nessun'altra nazione europea vengono mostrate queste immagini. Sì, come se il tema riguardasse solo noi, questo è il tema, no? Francesco Cascio è il medico di Lampedusa che gestisce il poliambulatorio, è collegato con noi da Palermo. Ben trovato, dottor Cascio, come sta? Bene, 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 molto bene.